troviamo presso l'impianto produttivo di Ello. Ello che è nato come nome dalla radice di Healthy, infatti parliamo di Healthy Food Solution. Cioè l'azienda ha come missione quella di ricavare degli ingredienti funzionali che possano migliorare l'impatto degli alimenti nei quali vengono aggiunti, e questi principi attivi vengono ricavati da sottoprodotti delle filiere agroindustriali. In particolare dietro di me vediamo l'area di carico di questi sottoprodotti, che per noi diventano materie prime, che sono materie prime di diverso tipo anche proprio da un punto di vista di composizione. Quindi abbiamo materie prime diciamo farinose che vengono inserite nell'impianto attraverso quella piccola tramoggia in sacchi. Dietro di me c'è il caricamento in big bag, tramite il quale carichiamo ad esempio i pellet delle barbabietole, quindi tutto ciò che è il sottoprodotto, quindi tra virgolette lo scarto dell'industria saccarifera, tutto ciò che non diventa zucchero. E poi abbiamo anche la possibilità di caricare materie prime per noi, quindi sottoprodotti, allo stato umido. Pensiamo per esempio alle tre vie della birra. Quindi quello che i birrifici avanzano dalla lavorazione birraria da noi può essere utilizzata per estrarre questi ingredienti, che sono delle fibre solubili con delle funzioni ipoglicemizzanti. Ci troviamo davanti al cuore della nostra produzione, che è il tino di idrolisi. Allora, praticamente in questo tino vengono caricate le materie prime, viene aggiunta dell'acqua che viene mantenuta a una temperatura attorno ai 50 gradi, vengono aggiunti complessi enzimatici, e questi complessi enzimatici sono delle piccole forbicine che vanno a tagliare i legami delle fibre e liberano le fibre solubili che rimangono in acqua. Queste fibre solubili in acqua sono quelle che diventano poi il nostro prodotto finito. Quindi questo liquido passerà in altri tini, dove verrà prima stoccato a temperature refrigerate, e poi lo andremo a concentrare per togliere il più possibile l'umidità e quindi portarlo gradualmente fino a diventare una polvere. Questo tino avviene la filtrazione, quindi viene separata la materia grossolana, quindi ciò che rimane della materia prima, che è la parte più fibrosa e legnosa, che viene poi mandata all'esterno in un carro agricolo e viene comunque sfruttata come mangime per il bestiame. Mentre noi quello che teniamo è la parte liquida, dove all'interno si sono solubilizzate le fibre solubili. Qui ci troviamo nell'ultima fase della nostra produzione, che è la fase di concentrazione. Questo è un evaporatore sottovuoto, quindi il liquido che contiene le fibre si concentra da un liquido limpido che contiene un quantitativo di fibre di una certa percentuale. Qui viene eliminata la maggior parte dell'acqua ed arriviamo ad avere un liquido denso. Questo liquido denso è quello che poi, attraverso un impianto di spraizzazione, diventa una polvere, quindi un ingrediente vero e proprio per essere utilizzato nell'industria alimentare. Questo è il risultato della nostra lavorazione, quindi una fibra solubile che si ottiene da sottoprodotti di lavorazione dell'industria alimentare, come le crusche o le barbabietole, tutto ciò che diventa un sottoprodotto noi lo utilizziamo
per ricavare questa polvere che è aggiunta agli alimenti, quindi ci rivolgiamo alle industrie che possono aggiungere agli alimenti questo prodotto, ottenendo così dei prodotti a basso indice glicemico. Il problema della glicemia è un problema molto sentito, in forte crescita, che causa problematiche come l'obesità, il diabete, sempre in crescendo, dovute alle abitudini alimentari di oggi che ci vedono consumare un elevato quantitativo di carboidrati e zuccheri. In questo caso, sfruttando un prodotto che avrebbe una destinazione meno nobile, si valorizza e si ottiene un ingrediente che ha un impatto sulla salute del nostro consumatore, perché, come dice la professoressa dell'Università di Pavia che ci appoggia per i test glicemici, se tutti consumassimo prodotti a basso indice glicemico, il diabete di tipo 2 sparirebbe. La fibra ricavata dal frumento, questa in particolare, ha un claim riconosciuto dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che appunto dichiara che la sua presenza all'interno degli alimenti aiuta a ridurre l'indice glicemico. E per questo può essere aggiunta, tra l'altro senza impattare in maniera negativa sull'aspetto dei prodotti e anche sul sapore dei prodotti, e si possono ottenere prodotti da forno, pasta, ma anche creme spalmabili che hanno un contenuto di questa fibra all'interno, e che questo contenuto permette di ridurre l'indice glicemico da alto, quindi da prodotti tendenzialmente problematici da questo punto di vista, a basso indice glicemico. Quella di barbabietola, per esempio, è servita per essere rincorporata allo zucchero, quindi è una fibra che viene prodotta sotto forma di melasso, che rincorporata ai granuli di zucchero permette di ridurre addirittura l'indice glicemico dello zucchero. E questa è una grande rivoluzione, perché si può parlare di uno zucchero a basso impatto glicemico. La fibra di cui parliamo viene proposta anche agli artigiani, quindi alle pizzerie, ai ristoranti, alle pasticcerie, che possono utilizzarla per migliorare la loro produzione. Questa fibra si chiama Jax Plus, perché il nome scientifico della fibra è arabinoxilano, e quindi Jax sta per Just Arabinoxylan.